Bene, direi che qualcosa vi ha molto spaventati di sicuro. Ma io non penso che si tratti di un drago. Cos'altro potrebbe essere, Sandrino? Questo io non posso saperlo. Ecco il notiziario volante di Sgobbonia! Qui Cirillo per le ultimissime notizie da Sgobbonia. Il vostro inviato ha appena saputo che qualcuno ha visto un enorme drago sputafuoco aggirarsi per le strade della nostra città. Un giorno a Teletabilandia i Teletubbies facevano una gara di corsa. Anche per oggi è tutto, cari amici. Sandrino è riuscito a risolvere un altro caso misterioso a Sgobbonia. Mi dispiace, questo non l'ho visto. Hai detto che avevi visto tutto. Mi dispiace, questo non l'ho visto. Hai detto che avevi visto tutto. Valeriano! Wow! Mega forte! Grazie a tutti! Grazie ai miei amici che sono stati dei mega interpreti! Bo e il Drin Drin. Ciao, amici! Che bello che siete qui! Grazie ai miei amici che sono stati dei mega interpreti! Posso trasformarmi in diavoletto e spaventare Barbalala! Compagnia del caro amico Paco che... 19. Grazie. Abbiamo poche possibilità di risolvere un mistero che non si risolve. Non preoccuparti, lascia fare a me. Allora non abbiamo nessuna possibilità di risolverlo. Begli amici che siete, mi dovrò rassegnare per sempre ad essere una regina senza neanche un castello. E pensare che la Disney mi aveva offerto una parte nella Bella e la Bestia. La Bella? Ragazzi, questo posto è pieno di fantasmi! Scheletrino è terrorizzato! Vede fantasmi dappertutto! Aiutiamolo! La pistola segna i punti! Chi caccia più fantasmi vince! Aia! Occhio al fantasma! È Makeup Lee! Distribuito da... Grandi Giochi! Andiamo a salvare nostro fratello! Sei pronto, Barbaforte? Prontissimo! Io penso a Lolita! D'accordo, lasciamo perdere! Ma è mai possibile, Cilindro, che tu non capisca che quando dico lasciamo perdere, in realtà voglio dire il contrario? Ma come? Non capisco. Infatti non capisci, perché c'è solo un linguaggio che capisci al primo colpo. Quale? Questo! Oh! Va bene, allora se proprio insistete, risolviamo il mistero che non si risolve, ma sia chiaro che lo faccio per voi, comincia Ed. Siete pronti? Mettete il libro ai piedi di quest'albero. Ci siamo, finalmente ci siamo. Mai non ci sono più dubbi, l'obiettivo di Maga Cornacchia è la signora della corte magica. Forse hai ragione, ma è meglio non fidarsi di quella maga. Buongiorno, dolce papera. Sì, chi mi sta chiamando? Per metterli in quale castello? Come sarebbe a dire? Io non ho un castello. Che cosa? Una dama della tua bellezza senza castello? Credi che dovrei avere un castello? Minimo due, com'è vero che mi chiamo Ed. Sei proprio un bravo orso, sai? Forza, Pluto! Andiamo via!
quiet, please. Fatto arrivare sani e salvi! Ma Pluto, hai sognato di nuovo, eh? Oh, hai ragione, ho aiutato tutti tranne te, lo so quello che provi, sei gelosa! Ehi! Quante scatole davanti a noi! Come possiamo arrivare alla porta se tutte quelle scatole da regalo non ci fanno passare? Ma il solletico! Perché questi rospi non ci lasciano passare? Perché non ci lascia passare? Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato. Si è aggrappata a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno. Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato. Si è aggrappata a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno. La mandria con cui era sarà andata avanti e chissà dove saranno ora. Cosa? Beh, probabilmente non ci può vedere, ma sicuramente ci può sentire! Tasti, io non so più cosa suonare! Hai già esaurito il repertorio? Ci vuole un pezzo mitico! D'accordo, ma deve essere un po' serio! Forse un samba! Che emozione! Un pezzo rock! Beh, fatemi pensare! Ci sono, forza, suoniamo! Esattamente. Io devo sempre tenere il numero uno davanti al numero due. Numero due, ti sposterò sulla sinistra, così il numero uno potrà passare. D'accordo, capostazione.